sulla destra, poi sulla sinistra, resti immobile sul centro, provi a fare un giro su te stesso, un giro su te stesso, su te stesso. And I miss you. Fingi di riandare avanti con un salto, poi sinistra con la finta che sta andando a destra, che sta andando a destra. Silvia Russoniello, dopo aver sfiorato il ballottaggio alle ultime elezioni del 2018, si presenta per un posto al Consiglio Comunale appoggiando Michele Mangiafico, alla carica di primo cittadino. Chiedo quindi al Silvia Russoniello i motivi della sua ricandidatura e perché ha scelto Civico 4. Tanto grazie per l'invito. Diciamo che ho sempre seguito l'attività di Michele in questi anni dopo la caduta del Consiglio Comunale e quindi ho seguito anche la nascita di Civico 4. Mi sono ritrovata nel progetto concreto fatto per la città, anche perché Civico 4 è l'unica voce di opposizione che ha tenuto in questi anni un rapporto con la cittadinanza, una voce che ha messo in evidenza ciò che ha fatto e ciò che non ha fatto l'amministrazione comunale. Quindi per me quello è fondamentale e per questo ho deciso di aderire al progetto di Civico 4. Le ha lasciato il Movimento 5 Stelle 3 anni fa, in aperta polemica con questa nuova realtà politica. Perché lo ha fatto e perché ha deciso di lasciare quel movimento fondato da Grillo? Guarda, semplicemente perché non mi ritrovavo più nei principi fondanti che erano legati alla nascita di un movimento che era antisistema. Quindi l'ho lasciato nei primi mesi del 2020 e io sono una persona che, essendo le spalle, mi giro e me ne vado senza grossi traumi. Com'è cambiata, Silvia Russoniello, Siracusa rispetto a 5 anni fa, visto che lei appunto ha ricoperto la carica poi di consigliere comunale? Allora, l'ho trovata molto e molto peggiorata rispetto a 5 anni fa. Molte promesse che l'attuale amministrazione ha fatto 5 anni fa sono state disattese dalla cittadinanza. Di conseguenza la prossima amministrazione, potremmo essere noi, ne potrebbe essere un'altra, un grande, grosso fardello da portare. Quindi non sarà facile riprendere tutto ciò che non è stato fatto in questi anni. Quali sono, a suo avviso, i principali problemi da risolvere e cosa farà Silvia Russoniello se risiederà nuovamente sui banchi di Palazzo Vermezio? Allora, considerate che il focus principale su cui noi vogliamo puntare l'attenzione è quello delle scuole, la sicurezza delle scuole, che è fondamentale. Ci siamo resi conto, studiando in questi anni, che manca a Siracusa proprio un archivio di edilizia scolastica, quindi non si sa lo stato di salute delle scuole. Quindi quello principalmente, qualora noi dovessimo andare a governare la città, sarà quello di creare una struttura in house di ingegneria che permette di avere un archivio di edilizia scolastica, perché su quello possiamo capire lo stato di salute delle scuole e attuare una seria programmazione di interventi attraverso anche la progettazione. Perché se non ci sono questi due passaggi, quindi programmazione e progettazione, non possiamo andare a intercettare e reperire i fondi per risolvere questi problemi, che possono essere europei, statali, regionali, e quindi senza quelli non possiamo andare a risolvere i problemi. Un altro, quello su cui ho sempre puntato l'attenzione, anche quando ero consigliere, sono state le periferie. Le periferie sono state totalmente abbandonate, eppure questa amministrazione ha fatto i ringraziamenti di elezione in una di queste periferie. Parlando di rigenerazione, da lì sarebbe partita la rigenerazione delle periferie. Bene, tutto questo non è stato fatto, addirittura le periferie sono peggiorate da questo punto di vista, perché hanno continuato ad essere dei quartieri dormienti e non è assolutamente concepibile che un'amministrazione tratti i quartieri in maniera diversa. Non ci sono quartieri di serie A o di serie B, non ci sono cittadini di serie A o cittadini di serie B. Il nuovo Consiglio Comunale come si dovrà porre nei confronti delle attività di sindaco e giunta, considerato anche quanto è successo nel 2019, insomma, con poi lo scioglimento del Consiglio Comunale? Allora, intanto penso che la prossima amministrazione dovrà
in ogni modo creare un rapporto e un dialogo con tutte le forze politiche, se vogliamo veramente andare a risolvere i problemi di questa città. Quindi si deve porre innanzitutto per l'ascolto, non solo di noi forze politiche, ma anche dei cittadini, soprattutto perché è una cosa che è mancata in questi anni. L'ascolto e quindi il dialogo con essa, perché soltanto così possiamo capire anche i problemi di ogni quartiere, perché non siamo tuttologi. E quindi anche l'aiuto dei cittadini per noi è importante. Quindi l'amministrazione si deve porgere con umiltà davanti alla cittadinanza. Siracusa, ecco, è una importante città turistica. Ecco, cosa ne pensa Silvio Russoniello delle nuove attività che si svolgeranno insomma al Teatro Greco e un po' in tutta la nostra città? Allora, considera che Siracusa ha una grandissima potenzialità turistica, soltanto che non è mai stata valorizzata in questi anni. Il nostro intento, quindi anche nel nostro programma, c'è proprio la destagionalizzazione del turismo, quindi non avere più un turismo marzo-aprile fino a settembre-ottobre, ma avere un turismo 12 mesi l'anno, attraverso eventi gastronomici, eventi culturali, fiere. Quindi abbiamo modo di attrarre il turismo a Siracusa, che possiamo avere anche un grandissimo turismo perché abbiamo il santuario, quindi il pellegrinaggio. Ecco, queste sono tutte forme che non sono mai state valorizzate. Secondo me Siracusa può dare molto di più ai turisti. Ecco, a maggio si voterà, ecco, per la scelta del primo cittadino e poi dell'intero consiglio comunale. E come si muoverà Civico 4? Quali sono, ecco, i punti cardine del programma? Quindi, a parte le scuole e le periferie, noi puntiamo molto sulla sicurezza anche delle strade. Purtroppo le pecche di tutte queste amministrazioni che si sono seguite in questi anni è proprio stata la mancanza di programmazione. Purtroppo noi agiamo e si è sempre agito sempre dopo che accade l'irreparabile. Ecco, noi vogliamo invece agire prima che succeda l'irreparabile. Questo perché una buona amministrazione deve fare modo di migliorare la qualità di vita dei cittadini. Non è pensabile che oggi in molte strade di Siracusa, ti posso fare alcuni esempi, via Luigi Monti, zona Grotta Santa, via dei Servi di Maria, non abbiano l'ABC della sicurezza stradale, tra cui marciapiedi, segnaletica orizzontale e verticale. Quindi sono tutte cose che un cittadino che cammina a piedi comunque corre dei pericoli, e purtroppo ci sono state anche delle morti a causa di questa mancanza di manutenzione e di costruzione di infrastrutture, perché poi parliamo sempre di quello. Le infrastrutture sono fondamentali, ma sono state sempre penalizzate da tutte le amministrazioni che ci sono state. Parliamo di strade comunali, che sono delle vere e proprie tazzere, tipo Cassibile, Contrada Palazzo, Contrada Gebbiazza, via Monte Cervino. Sono tutte strade comunali dove manca dalla manutenzione stradale, dai marciapiedi, l'asfalto, illuminazione, quindi manca tutto. E perché ancora devono sottostare i residenti a tutto questo? Sono residenti che pagano le tasse a fronte di servizi zero, e non è più concepibile dalle amministrazioni. Callipolis, questo è il titolo della nostra trasmissione, dove si fa la diagnosi sociale di un politico. Se Silvia Russoniello dovesse fare una diagnosi su se stessa, cosa direbbe ai telespettatori? Che voglio continuare a fare quello che facevo durante la mia consigliatura, impegnarmi per la città, promettere alla cittadinanza il massimo impegno, perché oggi un politico ad oggi non può fare promesse, però l'unica promessa che io mi sento di fare è proprio quello dell'impegno e di dare voce a quelli che sono tutti i cittadini, indipendentemente se mi votano o non mi votano, però tutti i cittadini devono essere uguali. Bene, grazie ancora a Silvia Russoniello, candidata al Consiglio Comunale di Siracusa, e grazie ai nostri telespettatori. Grazie a voi. Ti muovi sulla destra, poi sulla sinistra, resti immobile sul centro, provi a fare un giro su te stesso, un giro su te stesso.